sbaglia. Uli quadrini della Iengarella. Uli se fatto cappelli a pizze. Ma fai la camminata, tempo passa. Indovina, indovinello, vuoi sentire quanto so bello? Sì, e sente. Ma vi racconto la storia, beh, di Don Francesco Cicorio, beh, che si pigliaia per sposa una femminella graziosa. Lei che portaia per dote già, quella che femmina bella già, lui invece no, a lei portò, che cosa, indovino un po'. Di, l'hai capito questo qua? Sì. E come hai fatto, indovina, ma come hai fatto, beh, ma come hai fatto? Intelligente, davvero si fino, si bella e carina, mia bella signorina, c'è la cervella davvero che fino, ma beh, ma come hai fatto a indovinare, ma come hai fatto beh, ma come hai fatto? Quest'altra è più difficile, lo vuoi sentire? Sì, e sente. La moglie del farmacista, beh, c'è un pappagallo feroce, beh, quando il marito è in bottega, lei col cugino si spiega. Il pappagallo ieri però, mentre i cugini scherzavano, su lui volò e lo picco. Dove? Indovina un po'. Hai capito pure questa qua? Sì. E come hai fatto, indovina? Ma come hai fatto, beh? Ma come hai fatto? Sei intelligente davvero, sì, fine. Sei bella e carina, mio bel signorino. C'è la cervella davvero che fine, mamma. Ma come hai fatto, indovina? Ma come hai fatto, beh? Ma come hai fatto? Sento, se indovina questo, sei un filomeno intelligente. La vuoi sentire? Sì, e sente. La serva dell'avvocato, in beh, si sente tanto ammalata, in beh, dice che la mozzicata non serve e si è tutta gonfiata. Però in paetti dice che in questo fatto serve non c'è, ma invece no, lei si gonfiò. Perché? Indovina un po'. Hai capito pure questa qua? Che ti spacca un furmine. E come hai fatto a indovina? Ma come hai fatto in me? Ma come hai fatto? Sei intelligente davvero, si fine, si bella e carina, mio bel signorina. C'è la cervella davvero che fine, ma beh. Ma come hai fatto a indovina? Ma come hai fatto in me? Ma come hai fatto?